Vai. Lo chiamo tutti e due No, vai, il comincia. Allora fai poco il figo. Sei pronto? saluto. 3, 2, 1. Ciao. Buonasera. Ma abbiamo detto buonasera. Vabbè, buonanotte. Ciao, saluti. Allora, aspetta che mi tolgo le cuffie. Buonasera, io sono andata in live come tutti i mercoledì, ma ho avuto problemi con il microfono, quindi sto registrando nuovamente il racconto di Oscar Wilde che avevo promesso. Del principe Del felice. principe felice, esattamente. Solo che siccome coestensivamente devo leggere la storia a questo botolo, ho pensato di francamente unire le due cose perché sono ancora sotto esami, non è che ho tutte queste mezz'ore da buttare e tra l'altro lui è un commentatore abbastanza comico. Le faccio anch'io le storie. Le fai anche tu? Tu scrivi delle bellissime storie, sì. E quindi niente, Il principe felice di Oscar Wilde è il più bello forse dei racconti che lui ha scritto in questa raccolta. Un altro racconto si intitola Il gigante egoista, molto carino anche quello. Sì, bello, tutte e due. Tutti e due? Però il gigante egoista è quello che mi ha fatto conoscere questa raccolta. Io non immaginavo che Oscar Wilde avesse scritto dei racconti per bambini, ma la mia professoressa di letteratura inglese me li fece conoscere al liceo e ci fece leggere Il gigante egoista in lingua inglese, che tra l'altro è un ottimo testo per chi vuole cominciare a studiare la lingua inglese, secondo me. E dopodiché ci fece leggere anche Il principe felice. E credo che su 22 studenti in classe piangemmo in 23, probabilmente, Contro. perché anche lei si mise a piangere. Ma se la Ma faccio un in pochino, lo 22. so, ma lei è la professoressa, Sì, ma 23. non me la 22 di noi studenti, faccio. 23 con la professoressa. Ma nel senso piangere, è perché è molto commovente, molto carino. E quindi questi racconti, io la prima volta che ti racconto, le prime volte che ti leggevo Il principe felice cambiavo il finale perché avevo paura che ci restassi male. E poi invece quando ti ho raccontato il finale giusto, mi hai detto che Penta. non ti spaventa, cioè nel senso non era niente di che. Quindi effettivamente siccome nel finale c'è una bellissima lezione, leggiamo Il principe felice come va letto e probabilmente con il fatto di doverlo leggere a te direttamente, avere finalmente qualcuno davanti quando faccio le cose, mi verrà anche meglio. Il principe felice. Alta sopra la città, in cima a una lunga esile colonna, sorgeva la statua del principe felice. Era tutto dorato di sottili foglie d'oro fino, i suoi occhi erano due lucenti zaffiri e un grande rubino rosso luccicava sull'elsa della sua spada. Tutti lo ammiravano. È bello come un segnavento, osservò un giorno uno degli assessori di città che desiderava farsi una reputazione di uomo di gusto. Uomo di gusto vuol dire un Figo. uomo. Sì. Un uomo che ci capisce molto di cose belle. Solo non è altrettanto utile, si affrettò a soggiungere per timore che la gente lo giudicasse privo di senso pratico, cosa che egli non era affatto, eh. Perché non ti comporti come il principe felice? Chiese una madre piena di buon senso al suo bambino che piangeva perché voleva la luna. Il principe felice non si sogna mai di piangere per nulla. Sono contento che a questo mondo ci sia qualcuno di veramente felice, borbottò un uomo disilluso guardando la splendida statua. Assomiglia a un angelo, dissero i trovatelli uscendo dalla cattedrale nei loro lucenti mantelli scarlatti e nei loro lindi grembiulini bianchi. Come fate a dire questo? Disse il professore di matematica. Non ne avete mai visto uno. Sì che ne abbiamo visti nei nostri sogni, risposero i bambini. E il professore di matematica aggrottò la fronte e fece la faccia scura perché non approvava che i bambini sognassero. Una sera volò sulla città un rondinotto. I suoi amici se n'erano andati in Egitto 6 settimane prima, ma lui era rimasto indietro perché si era innamorato di una bellissima canna. L'aveva conosciuta all'inizio di primavera, mentre volava giù per il fiume a caccia di una grossa falena gialla ed era stato talmente attratto dalla sua vita sottile che si era fermato a parlarle. Vuoi che mi innamori di te? Le aveva chiesto il rondinotto, a cui piaceva venire subito al sodo. E la canna gli aveva fatto un profondo inchino. Così egli le volò più volte intorno, sfiorando l'acqua con le ali e increspandola di cerchi argentei. Questa fu la sua corte e durò tutta l'estate. È un'infatuazione ridicola, garrivano le altre rondini.
È senza un soldo quella, e ha un sacco di altri intorno. E a dire il vero il fiume era zeppo di canne. Poi, non appena venne l'autunno, le rondini volarono via tutte. Quando se ne furono andate, il rondinotto si sentì solo e incominciò a stancarsi della sua bella. «Non sa fare conversazione», si disse, «e temo sia una civetta perché non fa altro che flirtare con il vento». E infatti, ogni volta che il vento spirava, la canna si piegava con inchini graziosissimi. «Riconosco che è casalinga», proseguì il rondinotto, «ma a me piace viaggiare, di conseguenza anche a mia moglie dovrebbero piacere i viaggi». «Vuoi venire via con me?» le chiese infine, ma la canna scosse la testa, era troppo affezionata alla sua casa. «Tu mi hai preso in giro!» gridò il rondinotto. «Me ne vado alle piramidi! Addio!» E volò via. Volò tutto il giorno e a sera giunse in città. «E dove dormo stanotte?» si disse. «Spero che la città si sia preparata per il mio arrivo». Ma poi notò la statua sull'alta colonna. «Andrò a stare lì!» esclamò. «La posizione è bellissima e c'è tanta aria fresca». Così si posò proprio tra i piedi del principe felice. «Ah, ho una camera da letto tutta d'oro», mormorò sottovoce tra sé e sé, guardandosi attorno e preparandosi per la notte. Ma giusto mentre stava mettendo la testa sotto l'ala, gli cadde addosso una grossa goccia d'acqua. «Che cosa strana!» esclamò. «In cielo non c'è neanche la più piccola nuvola, le stelle sono chiare, luminose, eppure piove». «Ah, il clima del nord Europa è semplicemente tremendo!» Alla canna la pioggia piaceva, ma solo perché lei era un egoista. E in quella cadde un'altra goccia. «Ma che serve una statua se non ti ripara dalla pioggia?» brontolò. «Ha bisogno che mi cerchi un buon comignolo», e fece per volarsene via. Ma proprio mentre stava per aprire le ali, una terza goccia cadde. E allora lui alzò gli occhi e vide... Cosa vide? Gli occhi del principe felice erano pieni di lacrime e le lacrime rigavano le sue guance dorate. Il suo viso era così bello sotto la luce della luna che il piccolo rondinotto si sentì invadere da una profonda pietà. «Chi sei?» chiese. «Sono il principe felice». «Ma perché piangi allora?» domandò il rondinotto. «Mi hai infradiciato completamente». «Quando ero vivo e avevo un cuore umano», rispose la statua, «non sapevo cosa fossero le lacrime perché abitavo nel palazzo di Sanssouci, dove al dolore non è permesso di entrare. Durante il giorno giocavo con i miei compagni nel giardino, alla sera guidavo le danze nella grande sala. Intorno al giardino correva un muro altissimo, ma mai, mai io mi curai di sapere che cosa si stendesse al di là di quel muro. Ogni cosa intorno a me era così bella. I miei cortigiani mi chiamavano il principe felice, e se il piacere è felicità, io ero veramente felice. Così vissi e così morì. E ora che sono morto e mi hanno messo qui, tanto in alto che adesso vedo tutta la bruttezza e la miseria della mia città. Sebbene il mio cuore sia di piombo, non mi resta altro che piangere». «Cosa? Non è d'oro massiccio?» si chiese mentalmente il rondinotto, perché era troppo educato per rivolgere ad alta voce domande di carattere personale. «Lontano, lontano», proseguì la statua con la sua dolce voce musicale. «Lontano, in una stradina, c'è una povera casa. Una finestra di questa casa è aperta e attraverso vedo una donna seduta a un tavolo, ha un viso magro e sciupato, le sue mani sono rosse, ruvide e tutte bucherellate dal lago perché fa la cucitrice. Sta ricamando passiflore su un abito di raso che la più bella tra le damigelle della regina indosserà al primo ballo. A letto, in un angolo della stanza, il suo bambino giace ammalato. Ha la febbre e vorrebbe mangiare delle arance, ma sua madre non ha nulla da dargli, a parte acqua di fiume. Quindi il bambino piange. Rondinotto, piccolo rondinotto, non gli porteresti il rubino che luccica sull'elsa della mia spada? I miei piedi sono attaccati a questo piedistallo, io non mi posso muovere». «Ma mi aspettano in Egitto!» rispose il rondinotto. «I miei amici in questo momento volano sul Nilo e discorrono con i grandi fiori di loto. Tra poco andranno a dormire sulla tomba del Gran Re, dove il re stesso riposa nel suo sarcofago dipinto e avvolto in gialli linee e imbalsamato con aromi, al collo adorno di una collana di giada verde pallida, e le sue mani assomigliano a foglie avvizzite». «Rondinotto, rondinotto, piccolo rondinotto», disse il principe, «non vuoi restare con me per una notte soltanto ed essere il mio messaggero? Il bambino ha tanta sete, la mamma è così triste». «Non credo che mi piacciano i bambini», replicò il rondinotto.
L'estate scorsa, quando stavo sul fiume, c'erano due ragazzi maleducati, figli del mugnaio, che mi tiravano sempre i sassi. Naturalmente non mi hanno mai preso. Noi rondini vogliamo troppo bene per lasciarci colpire. Del resto io vengo da una famiglia famosa per la sua agilità. Comunque è stata una grave mancanza di rispetto. Ma il principe felice aveva un viso così doloroso che Rondinotto ne provò pena. «Qui fa molto freddo», disse. «Ma per farti piacere resterò ancora una notte e sarò il tuo messaggero». «Grazie, piccolo Rondinotto», disse il principe. Così il Rondinotto colse il grande rubino che ornava la spada del principe e volò sopra i tetti della città, tenendo stretto il gioiello nel becco appuntito. Passò accanto alla torre della cattedrale su cui erano scolpiti grandi angeli di marmo. Passò accanto al palazzo e udì un suono di danze. Una fanciulla bellissima si affacciò al balcone col suo innamorato. «Guarda che stelle meravigliose», le disse lui. «E com'è meraviglioso il potere dell'amore!» «Spero che il mio vestito sarà pronto per quando ci sarà il ballo di stato», rispose la fanciulla. «Ho ordinato che sia ricamato a passiflore, ma le cucitrici sono così pigre!» Passò sopra il fiume e vide le lanterne appese agli alberi delle navi. Passò sul ghetto e vide i vecchi ebrei che contrattavano tra loro e che pesavano il denaro su bilance di rame. E finalmente giunse alla povera casa e vi guardò dentro. Il bambino si agitava febbrilmente sul letto mentre la madre si era addormentata. Era così stanca. Saltellò nella stanza e posò il grosso rubino sul tavolo accanto al ditale della donna. Poi volò piano attorno al letto e accarezzò con le sue ali la fronte del piccolo facendogli vento dolcemente. «Come mi sento fresco», disse il bambino. «Forse comincio a stare meglio». E si addormentò di un sonno tranquillo. Allora il Rondinotto rivolò dal principe felice e gli raccontò quello che aveva fatto. «È strano», disse. «Fa un freddo cane, però adesso ho caldo». «È perché hai compiuto una buona azione», gli disse il principe. Il piccolo Rondinotto incominciò a pensare, ma subito si addormentò perché pensare gli metteva sempre addosso un gran sonno. Quando il giorno spuntò, volò giù al fiume e si fece un bagno. «Che fenomeno straordinario!» esclamò il professore di ornitologia che passava in quel momento sul ponte. «Una rondine d'inverno!» E mandò al giornale locale una lunga lettera in proposito e tutti la citarono perché era piena zeppa di vocaboli che nessuno capiva. «Questa sera parto per l'Egitto!» disse il Rondinotto. E questa previsione lo mise di ottimo umore. Visitò tutti i monumenti pubblici e rimase a lungo seduto in cima al campanile della chiesa. Dovunque andava i passeri cinguettavano e bisbigliavano tra loro. «Che forestiero distinto!» Così che il Rondinotto si divertì un mondo. Quando la luna sorse, rivolò dal principe felice. «Hai qualche commissione da darmi per l'Egitto?» disse. «Sono in partenza!» «Rondinotto, Rondinotto, piccolo Rondinotto», disse il principe. «Non vuoi restare con me ancora una notte?» «Ma mi aspettano in Egitto», rispose il Rondinotto. «Domani i miei amici voleranno fino alla seconda cataratta. Laggiù, tra i giunchi, se ne sta covacciato l'ippopotamo e su un grande trono di granito siede il dio Memnone. Tutta la notte contempla le stelle e quando risplende la stella del mattino proferisce un unico grido di gioia e poi tace. A mezzogiorno leoni fulvi scendono a bere all'orlo dell'acqua, nocchi simili a verdi berilli. Il loro ruggito è più forte del ruggito della cataratta». «Rondinotto, Rondinotto, piccolo Rondinotto», disse il principe. «Lontano, lontano, dall'altra parte della città, c'è un giovane in una soffitta, appoggiato a una scrivania ingombra di carte. In un boccale accanto a lui c'è un mazzolino di viola appassita. Ha i capelli bruni e crespi, le sue labbra sono rosse come una melagrana, e i suoi occhi sono grandi e sognanti. Sta sforzandosi di terminare una commedia per il direttore del teatro, ma ha troppo freddo per continuare a scrivere. Non c'è fuoco nel suo camino, e la fame lo ha fatto svenire». «Va bene. Passerò con te un'altra notte», disse il Rondinotto. Aveva proprio un cuore d'oro. «Devo portargli un altro rubino?» «Non ho più rubini ormai», disse il principe. «Tutto quello che mi è rimasto sono i miei occhi. Sono fatti di zaffiri rari e furono portati dall'India più di 1000 anni fa. Strappane uno e portaglielo. Lo venderà al gioielliere e si comprerà legna da ardere e finirà la sua commedia». «Principe, Non posso fare questo», e cominciò a piangere. «Rondinotto, Rondinotto, piccolo Rondinotto», disse il principe, «fa come ti comando». Così
Il rondinotto strappò l'occhio del principe e volò fino alla soffitta dello studente. Era facile entrarvi perché nel tetto c'era un buco. Il rondinotto vi sfrecciò attraverso e penetrò nella stanza. Il giovane aveva il capo affondato tra le mani, perciò non avvertì il frullio d'ali dell'uccello. E quando alzò gli occhi vide il bellissimo zaffiro adagiato in mezzo alle viole appassite. «Ah, cominciano ad apprezzarmi!» gridò. «Certo me lo manda qualche grande ammiratore! Adesso potrò finalmente terminare la mia commedia!» Era tutto felice. Il giorno dopo, il rondinotto volò giù al porto. Si posò sull'albero di una grossa nave e stette a osservare i marinai che a forza di funi alzavano su dalla stiva pesanti casse. «Issa! Oh, issa!» si gridavano l'un l'altro a mano che le casse salivano. «Io vado in Egitto!» garrì il rondinotto, ma nessuno gli badò. E quando spuntò la luna, volò ancora una volta dal principe felice. «Sono venuto a salutarti!» gli disse. «Rondinotto, rondinotto, piccolo rondinotto!» disse il principe. «Non vuoi rimanere con me ancora per questa notte?» «Ma è inverno ormai», rispose il rondinotto. «Fra poco arriverà gelida la neve. In Egitto il sole è caldo sulle verdi palme, i coccodrilli riposano nel fango e si guardano attorno con occhi pigri. I miei compagni stanno costruendo un nido nel tempio di Baalbek e colombe rose e bianche che li guardano e tubano tra loro. Caro principe, io debbo lasciarti, ma non ti dimenticherò mai. E la prossima primavera ti porterò due gemme bellissime al posto di quelle che hai regalato. Il rubino sarà più rosso di una rosa rossa e lo zaffiro sarà blu come il mare aperto.» «Nella piazza qui sotto», disse il principe felice, «c'è una piccola fiammiferaia. I fiammiferi le sono cadute nella cunetta del marciapiedi e si sono bagnati tutti. Suo padre la picchierà se non porterà a casa un po' di soldi. E quindi la piccola piange. Non ha né calze né scarpe e la sua testolina è nuda. Strappa l'altro mio occhio e portaglielo, così suo padre non la picchierà.» «Resterò con te ancora per questa notte», disse il rondinotto, «ma non posso strapparti l'altro occhio. Rimarresti completamente cieco.» «Rondinotto, rondinotto, piccolo rondinotto», disse il principe, «fa come ti comando.» Così il rondinotto strappò l'altro occhio del principe e sfrecciò giù nella piazza. Passò roteando accanto alla piccola fiammiferaia e le fece scivolare il gioiello nel palmo della mano. «Che bel pezzettino di vetro!» esclamò la bambina e corse a casa ridendo. Poi il rondinotto ritornò dal principe. «Adesso sei cieco», disse. «Perciò io resterò con te per sempre.» «No, piccolo rondinotto!» mormorò il povero principe. «Tu devi andare in Egitto!» «Resterò con te per sempre», ripeté il rondinotto, e dormì ai piedi del principe. Poi, tutto il giorno seguente, se ne stette appollaiato sulla spalla del principe e gli raccontò di quello che aveva visto in paesi lontani. Gli parlò degli ibis rossi che sostano in lunghe file sulle rive del Nilo e col becco acchiappano i pesciolini dorati. Gli parlò della sfinge, che è vecchia quanto il mondo e vive nel deserto e conosce ogni cosa. Gli parlò dei mercanti che viaggiano piano al fianco dei loro cammelli e recano tra le mani rosari d'ambra. Gli parlò del re della montagna della luna, che è nero come l'ebano e adora un enorme cristallo. Gli parlò del grande serpente verde che dorme in un palmizio ed è nutrito da 20 sacerdoti con focacce di miele. Gli parlò infine dei pigmei che veleggiano su grande lago sopra foglie piatte e sono sempre in guerra con le farfalle. «Caro rondinotto», disse il principe, «tu mi parli di cose meravigliose. Ma più meraviglioso di qualsiasi cosa è il dolore degli uomini e delle donne. Non vi è mistero più grande della miseria. Vola sulla mia città, piccolo rondinotto, raccontami quello che vedi.» Così il rondinotto volò sopra la grande città e vide i ricchi gozzovigliare nelle loro splendide dimore mentre i poveri sedevano fuori ai cancelli. Volò in vicoli bui e vide i visi bianchi dei bambini affamati che fissavano con occhi assenti le strade scure. Sotto l'arcata di un ponte due ragazzini si stringevano l'uno all'altro cercando di scaldarsi a vicenda. «Quanta fame abbiamo», dicevano. «Non potete dormire laggiù», gridò la guardia. E i due bambini si allontanarono sotto la pioggia. Allora il rondinotto tornò indietro e raccontò al principe quello che aveva visto. «Sono tutto ricoperto d'oro fino», disse il principe. «Tu devi togliermelo di dosso foglia per foglia e darlo ai miei poveri. I vivi credono sempre che l'oro possa renderli felici.» Il rondinotto piluccò via foglia dopo foglia l'oro
finché il principe divenne tutto opaco e grigio. Foglia per foglia d'oro egli portò ai poveri, e le facce dei bambini si fecero più rose, ridevano, giocavano a giochi infantili nelle strade. «Abbiamo il pane adesso!» gridavano. Poi venne la neve, e dopo la neve venne il gelo. Le strade sembravano pavimentate d'argento, tanto erano lucide e scintillanti. Lunghi ghiaccioli simili a lame di cristallo pendevano dalle grosse case. Tutti giravano impellicciati e i ragazzini indossavano cappucci scarlatti e pattinavano sul ghiaccio. Il povero piccolo rondinotto aveva sempre più freddo, ma non voleva lasciare il principe, gli voleva troppo bene. Raccoglieva briciole fuori dall'uscio del fornaio quando questi aveva la schiena voltata e cercava di scaldarsi battendo le ali. Ma alla fine capì che stava per morire. Ebbe giusto la forza di volare un'ultima volta sulla spalla del principe. «Addio, caro principe», mormorò. «Permetti che ti baci la mano?» «Ah, sono contento che tu vada in Egitto, finalmente, piccolo rondinotto», disse il principe. «Sei rimasto qui anche troppo tempo, ma tu devi baciarmi le labbra perché io ti amo!» «No, non è in Egitto che io vado», disse il rondinotto. «Vado alla casa della morte. La morte è sorella del sonno, no?» E baciò il principe sulle labbra e poi cadde morto ai suoi piedi. In quel momento si sentì all'interno della statua uno strano crack, come se qualcosa si fosse rotto. Il cuore di piombo si era spaccato di nue, di netto. Faceva un freddo cane, no? Il mattino seguente, per tempo, il sindaco andò a passeggiare nella piazza sottostante in compagnia degli assessori. Nel passare dinanzi alla colonna alzò gli occhi verso la statua e disse: «Dio mio, com'è conciato il principe felice!» «Davvero, com'è conciato!» esclamarono gli assessori, che ripetevano sempre quello che diceva il sindaco, e andarono tutti su per vedere meglio. «Gli è caduto il rubino dall'elsa della spada, gli occhi non ci sono più e la duratura è scomparsa», disse il sindaco. «Insomma, sembra poco meno che un accattone». «Poco meno che un accattone!» ripetono in coro gli assessori civici. «Che cosa sono?» «Gli assessori sono quelli che lavorano insieme al sindaco». Ok. «E qui, ai piedi della statua, c'è persino un uccello morto!» proseguì il sindaco. «Dobbiamo assolutamente emanare un'ordinanza che agli uccelli non sia permesso di morire qui!» E lo scrivano pubblico prese appunti per la stesura del decreto. Così tirarono giù la statua del principe felice. Come? «Dal momento che non è più bello e non è più nemmeno utile», osservò il professore di belle arti dell'università. Quindi fusero la statua in una fornace e il sindaco indisse un'adunanza della corporazione per decidere quel che si doveva fare del metallo. «Dobbiamo costruire un'altra statua», disse, «e sarà la mia statua». «La mia!» ripete ciascuno degli assessori. E litigarono. L'ultima volta che ebbi notizie loro stavano ancora litigando, in effetti. «Che cosa curiosa», disse il sorvegliante degli operai della fonderia. «Questo rotto cuore di piombo non vuole fondersi nella fornace. Bisogna che lo buttiamo via». E lo gettarono, infatti, su un mucchio di spazzatura, dove avevano buttato anche il rondinotto morto. «Portami le due cose più preziose che trovi nella città», disse Dio a uno dei suoi angeli. E l'angelo gli portò il cuore di piombo e l'uccello morto. «Hai scelto bene», disse Dio, «perché nel mio giardino del paradiso questo uccellino canterà in eterno e nella mia città d'oro il principe felice canterà le mie lodi». «Che cosa sono?» «Le lodi? Quando lodi qualcuno, gli stai facendo, gli stai dicendo tante bellissime parole che gli fanno capire quanto lo ami. Come quando io ti dico che sei spussone e poi ti dai un bacione. Fondere la statua. La mettono in una fornace dove c'è un fuoco che brucia a una temperatura altissima. Fa caldissimissimissimi. Certo che esiste. Tu non l'hai mai visto, ma esiste. Sì, ma è più grande di un centro commerciale. Gioia mia, devi dormire, ok? Sì. Buonanotte. Buonanotte.